ritrovati per questa seconda lezione, per questa seconda chiacchierata sull'organizzazione del cantiere di restauro, nella quale entreremo nel merito di qualche problema particolare del cantiere attraverso alcuni esempi di lavorazioni e di difficoltà che ho incontrato, che si incontrano nell'esecuzione in corso d'opera di questi interventi. Gli argomenti che vorrei trattare sono riprendere il tema che abbiamo già visto o evocato della logistica del cantiere di restauro, facendovi vedere alcune difficoltà incontrate in un cantiere di restauro archeologico ercolano. Vorrei dire qualche parola sulla programmazione degli interventi, almeno quello che c'è di specifico nel restauro, nella programmazione degli interventi. Citare il problema della sicurezza e vedere alcuni aspetti di come relazionarsi agli aspetti della sicurezza in presenza di strutture instabili, come abbiamo visto prima, e poi mostrare un po' le operazioni, cosa succede sui ponteggi di un cantiere di restauro conservativo, quali sono le operazioni la varietà, la tipologia degli interventi che avvengono durante lo svolgimento di un cantiere di restauro conservativo. Comincio da Ercolano, che è, come tutti sapete, un sito archeologico, ma è anche una città. E lavorare ad Ercolano pone delle difficoltà particolari, perché non solo ha la dimensione di un pezzo di città con strade, con case, non è un edificio isolato, ma anche perché è un sito aperto al pubblico, è un sito in cui ogni giorno ci sono migliaia, centinaia di turisti, quindi non è pensabile di chiudere il sito al pubblico durante lavori che sono lavori anche di manutenzione, che quindi hanno una durata continua. Ma la grossa difficoltà è che Ercolano è difficilmente accessibile, per questo l'ho scelto come esempio dei problemi logistici di un cantiere. È difficilmente accessibile perché è un buco. Ercolano, come sapete, è stata seppellita dall'eruzione del Vesuvio, in particolare da questa gigantesca ondata di fango vulcanico, di mota liquida, che ha ricoperto con un'altezza fino a 17 metri l'antico piano di campagna, l'antico sedime di Ercolano. E quindi quello che vediamo noi oggi è il risultato degli scavi eseguiti a partire dal 738, da quando sono iniziati i primi scavi in galleria dei Borboni fino agli anni 30-50 con questo famosissimo archeologo Maiuri e fino a poi ai tempi più recenti, in cui è stato sbancato un'enorme quantità di materiale per arrivare al fondo di Ercolano. Quindi il risultato è di un sito archeologico che si trova a una quota intermedia tra i 17 e i 14 metri al di sotto del piano di campagna attuale. Questo crea degli enormi problemi di accesso, soprattutto di accesso carraio. Ercolano non è accessibile con un mezzo, difficile con una gru, un autogru non si sa bene dove mettere. E questo ha fatto sì che finora i lavori, da quando è stata smontata l'antica Decoville, che era stata impiantata per la parte più consistente dello scavo, i lavori di manutenzione e di restauro vengono fatti in un modo totalmente antieconomico e totalmente poco efficiente, con carriole che fanno, per trasportare quindi il pochissimo materiale che sta in una carriola, 500-600 metri di un operaio che porta un sacchetto di sabbia o delle macerie a discarica, come vedete in questa immagine, dove una fila di muratori, di manovali, portano con le loro carriole il materiale in giro per le strade antiche di Ercolano. Questo non funziona, non funziona per due motivi: costo e quindi anche possibilità di effettuare con successo operazioni di manutenzione, ma anche è un disincentivo alla pulizia del cantiere. In ogni angolo un po' nascosto di Ercolano ritroviamo mucchietti di macerie, come quando si scopa sotto il tappeto, perché è troppo oneroso rimuovere e portare a discarica la macerie. La prima cosa che ci siamo occupati di fare è di immaginare una specie di torre montacarichi, che vedete in questa immagine, che consenta un minimo con un winch, con una
con un elevatore che consente di portare almeno secchi e carriole, facendogli fare questo percorso verticale, questo dislivello di questi 17 metri di dislivello fra l'accesso carraio e il sito. Ma ovviamente non è sufficiente, questo è un primo piccolo miglioramento. Occorre immaginare che a lungo termine un sito come Ercolano, per essere manutenuto, avrà bisogno di un ripensamento degli accessi e delle possibilità di movimentazione materiale all'interno del sito. Vuoi con dei dumper, vuoi con altri castelletti come questo che abbiamo realizzato. Insomma, ci siamo resi conto, lavorando a Ercolano, che il tema fondamentale per riuscire a gestire il sito è proprio quello dell'accessibilità. Un altro problema che vi voglio illustrare a Ercolano è quello del tipo di materiali e di elementi che si possono facilmente trasportare. Proprio per questa difficoltà di trasportare elementi di grande dimensione dentro il sito, il problema delle coperture deve essere affrontato in un modo pensato. Noi abbiamo avuto l'incarico di provare a sviluppare due coperture provvisorie sperimentali in due zone fragili lasciate rimaste all'aperto, quindi all'azione degli agenti atmosferici, dell'acqua soprattutto, e due stanze, un atrio e un grande salone coperti di marmi, mosaici, affreschi che non sopportano l'esposizione all'acqua. Ebbene, per coprire queste due stanze, da prima si era pensato usare delle travature, prima il legno, poi metalliche, lamellari, ma di grandi dimensioni, le stanze sono di grandi dimensioni, e ci siamo subito resi conto che questo avrebbe impennato i costi, reso problematico la movimentazione di queste grandi travature. Quindi ci siamo cervellati fino a trovare soluzioni diverse. Questo è, che vedete nell'immagine, è l'atrio della Casa della Gemma, che abbiamo coperto con una struttura che ricalca l'andamento originario della struttura romana, due travi fra muro e muro con i diagonali appoggiati per realizzare le quattro falde dell'impluvio, ma costruiti con un materiale molto povero innanzitutto, si tratta di coperture provvisorie, ma anche con dei pali uso Trieste, quelli che si chiamano normalmente pali uso Trieste, uso fiume, dei pali 10x10, assemblati e fasciati uno con l'altro fino a raggiungere la sezione necessaria per la luce da coprire. In questa immagine vedete un piccolo plastico di studio e questo è il tetto in fase di montaggio. E anche questa immagine vi dà il tetto finito, ripeto, si tratta di un tetto provvisorio, e qui potete vedere questi fasci di pali di legno, elementi corti e sottili, quindi facilmente movimentabili, e fasciati assieme, legati assieme, e poi con un cavo all'intradosso per aumentare la loro resistenza, il loro momento. Questo è interessante perché le condizioni del cantiere e la previsione della difficoltà di montaggio, quindi della logistica, dell'organizzazione di cantiere, ha in qualche modo influenzato le scelte in fase progettuale. L'altra copertura è di tipo diverso, ma ha avuto uno stesso sviluppo progettuale. In questo caso avevamo uno spazio rettangolare che poteva essere solo coperto da capriate. Con una difficoltà maggiore ci mancava il muro su cui appoggiare queste capriate, né volevamo ricostruirlo perché siamo in un ambiente archeologico. Abbiamo restituito dei telai nel luogo delle antiche finestre, delle antiche aperture, così in qualche modo da evocare la presenza di queste finestre, ma questi telai sono sovradimensionati, sono strutturali e consentono di appoggiare una trave di bordo sul quale è stato possibile appoggiare le capriate, come si vede in questa immagine del plastico di studio. Questo è il tetto in fase di montaggio e questo è il tetto finito, che finalmente riporta, pure in via provvisoria, una copertura a queste bellissime, straordinarie rivestimenti marmorei sulle pareti della stanza nella casa di Telefo a Ercolano.
Cominciando a coprire alcuni ambienti di Ercolano, ci siamo anche resi conto che certamente si protegge la zona coperta, ma si concentra l'acqua piovana in alcuni punti, nei pluviali, e quindi quest'acqua piovana deve essere in qualche modo raccolta e direzionata da qualche parte. Per far questo si è pensato di utilizzare le antiche fogne di Ercolano. E questo qui vedete un vostro collega, l'ingegner Vercelli, che sta ispezionando a gattoni l'antica canale della fogna di Ercolano proprio per vedere se è possibile riutilizzare l'antica fogna come condotta per l'evacuazione delle acque piovane, sempre più concentrate a mano che si mettono in opera delle coperture di protezione che hanno il vantaggio di proteggere le zone fragili, ma pongono anche altresì il problema di concentrare in alcuni punti grandi quantità di acqua. Venendo poi al problema della programmazione degli interventi, era il secondo argomento che avevo evocato, ma ci sono i soliti problemi di tutti i cantieri, la giusta tempistica della programmazione degli interventi di un cantiere. La difficoltà maggiore o comunque diversa nel caso del cantiere di restauro è che si ha, ne parlavamo già nelle prime lezioni, a che fare con materiali a cui siamo un po' meno avvezzi. In questo caso vedete il montaggio di un tetto in travature di castagno. La tempistica è molto importante perché se il castagno si bagna, sviluppa tannino e si macchia orribilmente. È il motivo per cui vedete le travi coperte di plastica in questa immagine. E ho imparato la lezione a mie spese. Vedete in quest'altra immagine le travi macchiate per non aver avuto l'attenzione o di guardare le previsioni del tempo o di coprire molto attentamente le travi fino a che non è messo in opera l'intero manto di copertura. Ci sono anche problemi invece di scelta, non sempre facile, fra quale operazioni far seguire all'altra, in altre parole, la giusta successione delle operazioni non sempre è facile da definire, anche perché abbiamo vantaggi e svantaggi in ordine diverso delle operazioni. In questo caso siamo a Monza, nel salone d'onore di una villa settecentesca, in cui era necessario mettere un riscaldamento a pavimento. Per mettere questo riscaldamento a pavimento è stato necessario smontare l'antico pavimento di cotto e farlo, lo vedete in questa immagine, a casellario, in modo da poter rimettere ogni mattonella di cotto esattamente nella sua posizione. Questo non per ubbia o per scrupolo filologico, ma perché le mattonelle erano state lavorate a mano in fase di posa, e quindi ognuna era leggermente diversa, con commessure finissime, quindi pochissimo aggiunto per poter giostrare la posa successiva, il riposizionamento delle mattonelle in fase successiva. Quindi è stato sollevato il pavimento a casellari, è stato inserito il pannello, i tubi della serpentina scaldante, e a questo punto si doveva decidere se far precedere il restauro delle pareti con tutto il registro della decorazione parietale, questi trompe-l'oeil molto belli, un restauro pittorico sostanzialmente di pittura murale, al riposizionamento del pavimento, viceversa. Nel primo caso avremmo sottoposto il pavimento al rischio di stare per un anno al di sotto di un ponteggio nel quale si usano acidi, solventi, in cui può cadere qualcosa, quindi il rischio di rovinare il pavimento. D'altra parte, una copertura completa con un sito di legno, per esempio, avrebbe impedito di lavorare sulle porte, sulle soglie, quindi avrebbe creato delle altre difficoltà. Viceversa, far precedere il restauro al riposizionamento del pavimento avrebbe creato il problema di prevedere un'operazione abbastanza pesante e sporca come il posizionamento di un pavimento, secchi di malta, acqua, eccetera, a restauro finito, quindi quando più nulla deve intervenire a turbare un equilibrio raggiunto. Nella fattispecie è stato preferito terminare il restauro pittorico prima e posizionare il pavimento dopo, in base in questo caso a una scelta che in questo caso si è rivelata
azzeccata, che era meglio richiedere una grande attenzione per un tempo breve, una settimana circa, 10 giorni per posizionare il pavimento, che una grande attenzione per un tempo lungo, un anno, per il restauro delle pitture murali. Ma vedete, sono tutte considerazioni anche in gran parte personali, soggettive e non univoche. L'importante è porsi il problema e cercare di dare una risposta adeguata. Questa immagine è il restauro pittorico finito e quindi la condizione delle pareti al momento della posa del pavimento. Poi volevamo ritoccare il tema già toccato nella prima lezione della sicurezza. Nel restauro capita spesso di dover prevedere interventi un po' acrobatici. In questa fotografia qui siamo in un sito greco-romano in Turchia, Sagalassos, dove si è dovuto spostare un blocco in totalmente instabile, quindi pericoloso, in una zona in cui la gru non era né disponibile né facilmente impiantabile, e quindi si è deciso di realizzare una capra, il grande treppiede che consente con delle pulegge di sollevare un blocco. Questa capa però è molto grande, molto alta, perché la posizione del blocco era molto in alto, e quindi gli operatori devono essere legati, come si vede in queste foto, imbragati e legati per poter in sicurezza dell'operatore operare. Più complicato è il caso di strutture pericolanti, e qui voglio farvi un esempio di un muro che una volta liberato dalla vegetazione si è dimostrato interessato da un enorme sgrottamento della muratura, forse dovuto a una presenza di una cisterna antica, ma insomma questo muro totalmente strapiombante verso l'esterno e decoeso fino a un'enorme breccia, insomma si era praticamente formata all'interno di questo muro, era oggettivamente in condizioni di grandissima instabilità. Al punto che la ASL ci aveva chiesto di demolirlo e di ricostruirlo, ci aveva praticamente chiesto di non effettuare nessuna lavorazione con operatori vicini al muro. Questo muro purtroppo, e questa è una delle contraddizioni, da una parte la sicurezza degli operatori, dall'altra l'importanza architettonica e documentaria di un elemento molto instabile ma ancora in piedi, questo muro, dicevo, era una specie di palinsesto su cui si era scritta tutta la storia del castello, il muro più antico del castello. In questa immagine in bianco e nero a luce un po' radente potete vedere i due registri di merlatura, i merli quadri nel livello inferiore e i merli ghibellini a coda di rondine del livello superiore, a loro volta rimurati per un terzo rialzo, e sarebbe stato un enorme peccato perdere queste informazioni. E quindi abbiamo cercato di sviluppare un piano della sicurezza ad hoc per consentire la lavorazione su questo elemento. E questa lavorazione ha previsto la costruzione di un ponteggio con delle saette diagonali ancorate al terreno, che vedete in questa immagine, così da avere dei punti di ancoraggio molto solidi e molto rigidi per il muro. A questo punto, dall'alto, sono state fatte, quindi lavorando sempre a monte e non al di sotto, e non a valle del muro strapiombante, quindi in sicurezza, sono stati calati dei grossi T di ferro che sono poi stati arpionati, come dire, con un raffio, con un gancio, attraverso le buche pontali esistenti, così da non tormentare la muratura, da non indurre nessuna vibrazione, ma dai fori passanti esistenti nella muratura medievale si è riusciti ad agganciare questi T di ferro e a collegarli a questa struttura di supporto, in modo da controventare e agganciare tutto il muro. Vedete dall'esterno questi grandi T metallici collegati a quel ponteggio con elementi diagonali di supporto, che ha in qualche modo imbragato, tenuto fermo il muro. A questo punto è stata smurata la parte più alta e più strapiombante per abbassare il centro di gravità del muro, e solo a quel punto si è intervenuti da prima ricostruendo l'originario cammino di ronda, inserendo al suo interno una trave di controvento, e solo a questo punto infine ricostruendo la breccia muraria in sostruzione
con il muro già portato in condizioni di stabilità, fino a, a ringranare completamente il tessuto murario. E poi volevo un pochino parlarvi del cantiere di restauro, di quello che succede sui ponteggi del cantiere di restauro. Qui vedete un'immagine di un ponteggio attrezzato con un carrello elevatore, che è spesso utile quando si deve approvvigionare a diversi livelli il ponte con materiali pesanti. Il cantiere di restauro è un cantiere in cui si devono prevedere operazioni anche molto diverse. Qui è un'immagine abbastanza interessante, è la posa dei primi blocchi della ricostruzione della cupola di Noto. Voi sapete che la cattedrale di Noto è crollata una notte di alcuni anni fa, è stata decisa la ricostruzione ad identicum, cioè dove era e com'era di questa cupola, e questi sono i primi blocchi, vedete le prime assise col giunto che comincia a essere inclinato nella forma dell'apparecchio murario che porta, man mano che si sale, a chiudere verso il centro, verso la chiave di volta la cupola. Tenete conto che questi blocchi pesano dai 250 ai 350 kg l'uno, quindi siamo di fronte a materiale anche difficile da movimentare alle altezze di una cupola. Quindi dico, il cantiere di restauro coinvolge operazioni anche massicce, pesanti, di edilizia pesante come questa, oppure come il carotaggio in spessore di muro per creare un'invisibile chiodatura all'interno di murature che hanno bisogno di consolidamento, che tendono ad aprirsi. Questo è la carotatrice in azione, che nello spessore prende l'infilata al muro nel suo centro e crea un foro nel quale può essere inserita una barra d'acciaio inossidabile e iniettata calce idraulica per ricreare una camicia all'intorno, una camicia e un collegamento all'interno di queste barre, queste cuciture armate. Ma anche prevede operazioni più tecnologiche e più fini, come può essere il rincollaggio, il consolidamento di un capitello fessurato, un capitello portante fessurato come questo, che avviene in questo caso con una resina epossidica molto fluida, a presa lentissima, che viene iniettata con delle siringhe che mantengono la pressione della resina. Voi vedete questi elastici sullo stantuffo che tengono in pressione la resina per 12 ore, il tempo in cui la resina comincia a far presa, in modo da dare il modo alla resina di entrare fino alle cavillature più sottili e più profonde. Oppure ancora più chirurgica e delicata l'operazione a siringa, qui siamo quasi a un'operazione di tipo medico, per inserire fino nelle crepe più sottili dei materiali consolidanti, come in questo caso silicato di etile, che è questa sorta di, per parlare volgarmente, sabbia liquida, è questa silice in formato gel che è chimicamente molto compatibile a un'aria che può entrare, grazie alla sua bassissima viscosità, nelle crepe più sottili e polimerizzare fino a... forse polimerizzare è la parola sbagliata, perché non è esattamente una reazione di polimerizzazione, e creare dei ponti chimici fra i cristalli di silice e in generare un consolidamento della matrice lapidea. Ecco, vedete, abbiamo parlato di blocchi di pietra pesanti e di operazioni fatte con la siringa. Per mostrarvi un pochino meglio il ventaglio delle operazioni che possono essere necessarie in un cantiere di restauro conservativo, e sono solo alcuni esempi ovviamente nel breve spazio di una lezione come questa, vorrei farvi vedere qualcuna delle fasi di un recente restauro della facciata della cattedrale di Parma. Ecco, passiamo dalla pulitura delle testine medievali, effettuata in questo caso con un apparecchio che è molto molto simile a quello che usa il vostro dentista quando pulisce i denti, e sono o carbonato di calcio o altri materiali abrasivi finissimi che vengono proiettati a bassa pressione con acqua a creare una
blandissima abrasione che consente di togliere velo dopo velo le incrostazioni. Quindi un'operazione di grandissima finezza che richiede grande precisione e grande attenzione da parte degli operatori e strumentazione molto particolare. O puliture fatte con impacchi, in questo caso vedete un impacco su una crosta nera, un impacco di polpa di carta su una crosta nera, l'impacco ha questa idea di mantenere il solvente in sospensione per non farlo entrare nel corpo della pietra ma agire solo in superficie, in questo caso vedete il lavoro in fase di esecuzione, il risultato finale con il viso molto bello scolpito nel Medioevo dai maestri lapicidi, riportato al suo grado di pulizia originario. Spesso, non in questo caso, spesso un'attenzione particolare deve essere tenuta per evitare di mangiarsi la policromia. Noi abbiamo questa immagine di un Medioevo molto pietroso e grigio, ma molto spesso il Medioevo si scopre essere molto colorato, con policromie molto estese sulle pietre antiche. In questo caso vedete solo le pupille degli occhi realizzate in piombo, che sono molto belle. E poi, altra operazione che è stata eseguita, queste che vedete in questa immagine, le cannule per l'iniezione, l'iniezione di malte molto liquide, in questo caso usiamo malte di calce idraulica naturale, a riempimento dei vuoti lasciati da una precedente operazione di restauro ottocentesca che ha sostituito dei blocchi con delle lastre, lasciando dei grandi vuoti corrispondenti allo spessore non riproposto in fase di restauro del blocco di pietra. Questi vuoti sono pericolosi, possono portare accumulo di acqua, fenomeni di gelo all'interno, eccetera, e comunque una discontinuità del tessuto murario. Vanno riempiti, dicevo, calce idraulica naturale. La parola non mi piace tanto perché sembra rimandare a una specie di richiesta di essere come se fosse cibo naturale, non c'è nulla di naturale in un'operazione così artificiale come la cottura di un calcare per produrre un legante, ma quello che intendo per calce idraulica naturale, intendo una calce idraulica ottenuta per cottura di calcari marnosi che di per se stesse originano una calce idraulica, non calce idrauliche fatte come sottoprodotto di cemento Portland, che sono ricche di sali e quindi da sconsigliare in un caso come questo. E poi in questo caso abbiamo avuto bisogno di ancorare queste pietre che facevano parte della storia della cattedrale, perché sono restauri ottocenteschi che non vogliamo sostituire, che vogliamo mantenere in situ, si iscrivono nella lunga storia delle sostituzioni, degli interventi di restauro eseguiti sulla facciata del Duomo, ma proprio per un errore direi di messa in opera, dicevo prima la lastra di 7 cm di spessore anziché il blocco, sono molto più instabili e rischiano di essere di saltare fuori e creare un effetto domino con crollo anche di ampi settori di muratura. Ecco, queste pietre vanno in qualche modo fissate al muro, al corpo più interno del muro. Siamo in presenza di un muro di 120 cm di spessore, di cui il paramento corrisponde a una frazione, circa 25-35 cm. In questo caso sono state effettuate delle perforazioni molto precise in alcuni punti e sono state inserite delle barre di acciaio inossidabile, come vedete in questa immagine, dotate alla fine di una piatta forata, così che il punto di ancoraggio fra la barra ancorata con resina epossidica al fondo, al retro del muro, e la parte della lastra ottocentesca a rischio di collasso, avvenga non attraverso un elemento rigido, il perno, che potrebbe in caso di movimento ingenerare concentrazioni di sforzo pericolosi, ma attraverso una piatta più flessibile che è perfettamente in grado di trasmettere l'azione di ancora della barra, ma che non trasmette nessuna concentrazione di sforzo in caso di movimento del paramento. A questa operazione succede l'iniezione con malte appropriate, in questo caso vedete il contenuto della siringa è rosso, è calce idraulica e cocciopesto.
Cocciopesto è mattone frantumato che è a sua volta una carica idraulica, una carica che già i romani conoscevano, in genere formazione di silicati illuminati di calcio in presenza di malta, quindi che dà caratteristiche idrauliche anche a una malta aerea, una calce aerea, e poi la sostituzione dei blocchi, la vedete in questa immagine in cui un blocco è stato sostituito e viene rilavorato sul ponteggio con grande precisione per entrare esattamente nel vuoto lasciato dalla pietra disgregata che è stata rimossa. L'accuratezza della geometria è necessaria non solo per motivi estetici, ma anche perché questa nuova pietra entri in funzione, cioè prenda carico e quindi lavori e quindi partecipi alla trasmissione dei carichi verticali, ci deve essere un micromovimento che consenta lo schiacciamento della pietra e quindi la trasmissione di questi carichi. Ora, se la pietra è di dimensione imprecisa, ovviamente richiede più movimento prima di poter entrare a lavorare correttamente. Ecco, questa è un'altra immagine delle pietre sostituite che poi ovviamente vengono iniettate, i giunti vengono ristuccati in modo da creare questa continuità nel paramento lapideo. A questo proposito vorrei dire un paio di cose su come organizzare il ponteggio del cantiere di restauro. Qualche giorno fa avevo occasione di parlare con il professor Bonsanti che è stato direttore dell'Opificio delle Pietre Dure, uno dei grandi istituti insieme all'Istituto Centrale del Restauro che si occupano di restauro conservativo in Italia. Bene, Bonsanti diceva: in fondo una facciata è come un quadro e va trattato con la stessa attenzione, con la stessa ossessione, con la stessa precisione. Perdere una scaglietta di una pietra di una facciata di una chiesa medievale è come perdere un frammento di film pittorico in un quadro. Ecco, la difficoltà quindi di un ponteggio di un cantiere di restauro conservativo è quello che deve poter consentire operazioni anche molto precise, deve assomigliare in qualche modo non solo a un ponteggio di una costruzione edilizia, ma anche al ponteggio neanche, deve trasferire sul ponteggio la pulizia, l'ordine e l'accessibilità di strumentazione di un laboratorio di restauro. Due cose che mi sono sembrate veramente fondamentali per consentire uno svolgimento corretto delle operazioni è attrezzare il ponteggio ad ogni piano con, come si vede in questa fotografia, con bidoni, con un impianto idraulico, quindi avere facilissimo accesso all'acqua con rubinetto, così da poter sciacquare, cambiare l'acqua, non lavorare con acqua sporca. Questo ho trovato veramente che sia una cosa fondamentale, non mi stancherò di ripeterlo. E poi prese per la corrente e per l'aria compressa, che sono le due forme di energia più utili per azionare gli strumenti, che siano piccole frese, le micropenne, che sono questi martelletti pneumatici con cui si possono togliere le vecchie stucature a cemento. Insomma, tutta la strumentazione del restauratore ha bisogno di avere elettricità e aria compressa facilmente a portata di mano, un po' come sulla sedia del dentista, per ritornare al paragone di prima, le frese del dentista, le frese che usa il dentista sono indispensabili al corretto intervento sui vostri denti. In qualche modo il paragone con la medicina non è del tutto sbagliato. Non a caso in inglese il lavoro di fino di ripresa in malta degli elementi, delle stuccature, degli elementi rovinati su un paramento lapideo, si chiama dentistry repair, riparazione dentistica. Ecco, con questa immagine del ponteggio, che è questo spazio ristretto, questo metro dove si svolgono tutte le operazioni che vedono la fortuna e la sfortuna, le grandezze e le miserie dei,
degli interventi di restauro, in cui si concentrano tutti i rischi e tutte le azioni positive che si possono effettuare su un documento del passato, su un bene culturale. Ci avviamo alla fine di questa seconda chiacchierata. Forse vorrei ribadire questo aspetto, che il cantiere di restauro, come abbiamo visto, è un cantiere in cui si ha a che fare con i milligrammi di una scaglia di pietra, di una scultura, o con pensate addirittura ai milligrammi di un film pittorico nel restauro di una cupola affrescata, di una parete affrescata o dipinta. Lo scopo del restauratore è quello di mantenere una scaglietta di dipinto e di evitare il distacco di scagliette di dipinto che hanno pesi praticamente imponderabili, pochi milligrammi, e poi i blocchi di pietra che pesano centinaia di chili. E abbiamo quindi martelli e cazzuole da una parte, e nello stesso cantiere, l'avete visto in queste qualche poche immagini della facciata del Duomo di Parma, il bisturi e il martello, la cazzuola e gli strumenti più fini per l'intervento microscopico su un elemento a rischio. Ecco, creare le condizioni per far lavorare bene sia il martello che il bisturi è cruciale per la qualità dell'intervento, e questa forse è la sola cosa che mi sento di poter dire alla fine di queste lezioni, che come temo vi hanno più mostrato quello che non bisogna fare che quello che bisogna fare, ma spero possano aver avuto qualche utilità. Vi ricordo, per ulteriori approfondimenti potete osservare il sito internet. Io penso di aver parlato fin troppo, gli architetti dovrebbero parlare meno e fare di più. Vi auguro buon lavoro e buona fortuna.